La letteratura e il teatro, la memoria come testimonianza e il futuro che non è speranza ma fiducia. La speranza possa diventare concretezza. Speranza non è una parola che amo, è un futuro che deve essere realizzato con il coraggio che i giovani oggi hanno. Andrea Camilleri, papà di Montalbano e nonno che tutti i ragazzi vorrebbero avere, compie oggi 93 anni. Scrittore dopo una lunga carriera come sceneggiatore e regista, ha 69 anni con la forma dell'acqua dai Natali al suo commissario vigatese, che lo farà diventare celebre e amatissimo in tutto il mondo. Dottore, dottore! Una bomba! Dove? In via Pussavia Cane! Pisa Cane! Dunque, la picciotta, prima di maritarsi con te matta, era zitta per diversi anni con un ventino, un certo per me lo sarà stato. Ma il personaggio nato dalla penna di Camilleri non adombra Camilleri. Se il suo vizio del fumo e la voce roca diventano oggetto di gag in radio grazie alle imitazioni di Fiorello, la cultura sconfinata e la mente sempre attenta e lucida fanno della sua lunga vita il racconto di una militanza civile.